Cronaca di uno strano pomeriggio, alla fine conclusosi come peggio non potevano aspettarsi i tifosi biancorossi. Era la domenica del primo match ball e fino alle ore 14:10 tutto faceva pensare che lo storico traguardo potesse essere centrato sin da subito. Ascoli sotto con la Carrarese, mentre il Teramo è in campo per il riscaldamento al lungo Bisenzio di Prato. Nei 10 minuti finali però il picchio rimonta e vince dopo essere stato sotto anche di 2 gol. La notizia avrà forse un po' stordito i biancorossi, che quando scendono in campo forse hanno ancora un po' nella testa il risultato del Del Duca. Nell'impianto pratese ci sono 750 tifosi biancorossi, in tribuna anche il sindaco Maurizio Brucchi e altri consiglieri. Vivarini sceglie il solito Teramo delle ultime gare, con Di Matteo in campo e Caidi recuperato dopo un piccolo attacco febbrile. Prato sulla carta offensivo con Fanucchi alle spalle di Bocalon e Rubino, ma a dispetto di questo i lanieri giocano col coltello tra i denti, senza fronzoli e mordendo le caviglie dei biancorossi, i gemelli in testa. Per il primo spunto di cronaca bisogna attendere il 28esimo, quando una sventola da lontano di Cavagna impegna Tonti, che devia in angolo. Il Prato perde Bandini per infortunio alla mezz'ora dentro Romanò, e al 37esimo proprio il neo entrato sfonda sulla destra e va al cross. La respinta di Di Paolo Antonio non è perfetta e Urso al volo scaglia un destro micidiale che Tonti riesce soltanto a sfiorare. E questo è il gol partita, il secondo in campionato per Adolfo Urso, l'ammazza grandi, visto che era andato in gol anche contro l'Ascoli, giustiziato anch'esso. Vivarini si lamenta per il gioco eccessivamente maschio dei lanieri e viene espulso da Martinelli di Roma 2. Nella ripresa il Teramo sembra animato da altre intenzioni e reagisce. Amadio subito si incunea sulla destra, Di Matteo va al tiro ma viene murato. Risponde al quarto il Prato con Urso, che pesca in profondità Fanucchi, poco preciso al tiro. Per Donnarumma e la Padula è un pomeriggio complicato. La Padula ha una chance dopo una discesa di Di Matteo, ma il suo tiro viene respinto da Rinaldi e Sorbo. Il Teramo fatica a fare gioco, Fiore prende il posto di Cenciarelli, ma le occasioni migliori arriveranno da fermo, soprattutto con Perrotta, che a cavallo del quarto d'ora conclude pericolosamente, prima col sinistro al termine di un batti e ribatti in area, poi svettando sul secondo palo, ancora fuori di poco. Al 19esimo Di Paolo Antonio perde un brutto pallone, Cavagna ne approfitta, ma Bocalon spreca così di testa. Si entra nell'ultimo quarto d'ora, Donnarumma per la Padula, il sinistro non è quello dei momenti migliori. Bocalon spaventa Tonti con un potente tiro cross, dentro anche Petrella e Bucchi, e a 3 minuti dal 90esimo la chance più grande, angolo di Di Paolo Antonio, Donnarumma schiaccia ma sulla linea di porta salva Cavagna. Dopo 3 minuti di recupero il triplice fischio di Martinelli sancisce la prima sconfitta del 2015 del Teramo e l'interruzione a 24 della serie di risultati utili consecutivi. Eguagliato ma non superato il record del Teramo di Fantini, ora serve lucidità e sangue freddo. I campionati si vincono soffrendo fino alla fine. Il Teramo, ancora artefice del suo destino, dovrà convivere con queste inevitabili pressioni e i tifosi non dovranno far mancare il loro supporto a partire dalla gara di domenica prossima col Pontedera.